Buongiorno ragazzi, bentornati, benvenuti in un nuovo vlog. Lo so che sembra sera, ma in realtà sono le 9:30 di mattina. Ma c'è un tempo che non so se riuscite a sentire l'ASMR della pioggia. Ok, sta piovendo, cioè sta diluviando letteralmente. Io mi ero detta stamattina mi alzo, faccio la mia camminata. Sì, mi sono alzata da poco, devo andare a fare colazione. Quindi andiamo subito. Vediamo chi mi segue per primo. Ah! Ci sono due bimbi! E la Gwendy? Gwenda? Eccola! La vecchietta in ritardo, ragazzi. Mia madre è tornata al lavoro dopo settimane perché ha fatto una piccola operazione, non so se ve l'avevo detto. È la prima volta che io mi alzo e sono da sola. Che meraviglia! Comunque, apro tutte le finestre, iniziamo la nostra giornata. Vi spiego un po' quello che doveva e che sarà oggi. Mamma mia! Boh! Allora, eccoci qua con le nostre chiacchiere mattutine. Oggi abbiamo due fette di pane con Philadelphia e marmellata. Detto ciò, ragazzi, vi devo dare un po' di aggiornamenti. Stamattina sarei dovuta andare dalla piercer a cambiare le stecchette dei piercing. Però è una cosa che non riusciamo a fare. Già dovevo andare settimana scorsa, non siamo riuscite. Questa settimana ho avuto un problema con la macchina, quindi stamattina mi ha scritto che non è arrivata, insomma, avrebbe fatto tardi. Poi io pomeriggio non ci sono, quindi insomma, un casino. Pomeriggio non ci sono perché oggi è appunto il 3 di novembre e esce il film sugli Eterni della Marvel. Ovviamente, primo orario, ho già prenotato, vado come sempre da sola perché questo genere di film non lo guarda mai nessuno insieme a me, o meglio, mia madre ha detto sì, io vengo, e io, ma non capisci niente. Sì, vabbè, ma mi piacciono. Sì, ok. Però il pomeriggio non se ne parla perché c'è troppa gente al cinema. Adesso che hanno riaperto, vi ricordate lo scorso vlog che avevo avuto quel problema con i posti, troppa gente vicino. Cioè, ragazzi, io tra un po' devo partire, non vorrei prendermi nulla all'ultimo momento, quindi cioè, me la evito, cerco di andare agli orari in cui c'è meno gente, ok? Detto ciò, per quanto riguarda il viaggio, dopo che vi ho pubblicato il video, vado ai concerti a Los Angeles del BTS, bla bla bla. A parte siete stati tutti molto contenti e questa cosa mi rende molto felice e molto fiera di voi. In realtà credevo ci sarebbero state molte più persone criticone o non lo so, non voglio usare l'altra parola che inizia con la I perché spero che in questi casi non ci sia. Comunque, a parte ciò, ci sono stati degli sviluppi. So che a non tutti appunto interessa l'argomento e mi dispiace, però io ogni volta insomma per dirvelo ne devo parlare. Fa parte anche questo della mia vita e quindi dei miei vlog. Vi avevo detto che io avevo preso tre biglietti, questi concerti sono 4 giorni, ok? Poi c'è chi mi ha detto, ma perché vai a tutti i giorni? Cioè, alla fine sono sempre gli stessi concerti, fanno sempre le stesse cose, sempre le stesse canzoni. No, perché ogni volta è diverso, ovviamente. E poi mi darebbe tanto fastidio il pensiero di stare lì, sapere che loro stanno facendo un concerto, che sono letteralmente a 20 minuti da me, e non poterci andare. Quindi, ok. Però, come vi avevo spiegato, loro stanno facendo queste 4 date dopo 2 anni di stop, più di 2 anni di stop. La prima data è quella del 27, che io non avevo, perché era più difficile trovarla. Perché ovviamente è quella a cui vogliono andare più persone, perché è la prima volta che loro si riesibiscono, quindi ci saranno tante lacrime, ci saranno tanti ringraziamenti, ci saranno, boh, tanti feelings. E quindi ho detto, vabbè, ho trovato le altre tre, va bene così, cioè vi faccio 3 concerti su 4, ok? Anche perché proprio non riuscivo a trovare il biglietto. E poi io atterro il 27 alle 3:30 di pomeriggio, quindi ora vi spiego. Fatto sta che l'altro giorno ero su Twitter, più che altro perché una delle mie due amiche, quella che non viene con me direttamente, mi fa: se trovi i biglietti fammelo sapere. Quindi io ogni tanto vado e mi faccio un giro su Twitter. Raga, appena entro, scrivo BTS tickets e cerco, mi esce il tweet di questa ragazza. Cioè, sembrava tutto fatto apposta. Il posto del biglietto è il 22, come sapete è il mio numero. Tutto tornava. Tra l'altro, questa ragazza lo vendeva al face value, che sarebbe il costo originale del biglietto, che per il quinto anello che ho preso io è $60. Quindi mi sono detta: cioè, ti pare che non provo a prendere questo da $60? Poi ripeto, a me capitano tutte persone carine, non lo so perché è andata così. Fortunata, non lo so. Destinata, non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Quindi fatto sta che alla fine ho preso anche questo biglietto per il 27. Vi faccio vedere, vedete, ve lo potete scaricare su Apple Pay e li avete sul wallet di
dell'iPhone, che ho detto, a parte se riesco ad arrivarci, cioè chiamatemi Wonder Woman, perché ragazzi, se io atterro alle 3:30, tempo che arrivo alla stanza che abbiamo preso, la casa, poso i bagagli, neanche mi do una sistemata dopo 17 ore di volo e direttamente vado, non so se riesco a farcela, perché atterro alle 3:20, tempo che controllano l'Estac, controllano il passaporto, che atterri, che recuperi la valigia, si faranno le 4 almeno. Il concerto inizia alle 7:30, quindi dalle 4 ai 3:30. Facciamo 3 ore, perché tieni di quella mezz'ora di margine, insomma. Perché io penso si possa entrare fino alle 7:30, che poi inizia. Alzo le mani perché non ci sono mai stata, non so come funziona, non so il posto quanto è grande, quanto ci vuole per arrivare alla propria entrata, eccetera eccetera. Quindi ho detto, ok, non ce la farò mai ad arrivare in tempo se arrivo alla casa che abbiamo preso insieme alle mie amiche, perché anche loro arrivano il 27, ma più tardi. Mi cerco una stanza nelle vicinanze dello stadio, almeno io arrivo, perché l'aeroporto sta molto vicino a dove sta lo stadio, sono tipo 6 miglia più o meno, sono 7 minuti, una cosa del genere. Quindi mi prendo una stanza lì vicino, almeno arrivo, poso, faccio tutto in tempo, ok? Però cercare la stanza proprio nella zona limitrofa allo stadio è da tornare senza un arto oppure con qualche trauma psicologico, perché è una zona bruttissima. Un conto andare lì con Uber di giorno, poi ci saranno tutte le persone del concerto, ovviamente, quindi da sola mai, per il ritorno idem, ci sarà una calca di gente, quindi il fatto era proprio stare lì con l'hotel. Io da sola non mi sono fidata, onestamente, perché nessuno degli hotel aveva delle recensioni carine. Quindi ho trovato una stanza a Manhattan Beach, che è una zona molto tranquilla, almeno starò lì la prima sera, riesco a posare tutto e poi andare direttamente al concerto. Lo so che vista così sembra una follia, spero sia più semplice poi a farla. Comunque lo scopriremo solo vivendo, e nel caso in cui io non riuscissi con le tempistiche, ragazzi, mi roderà tantissimo, avrò perso quei 50 euro, diciamo, quei 60 dollari, più i soldi della camera, ma comunque vabbè. E ci devo provare, cioè la mia mente dice ci devi provare, Ilaria, perché non puoi, capito? Cioè era tutto troppo scritto nelle stelle che tu dovessi fare questa cosa. E quindi via, ragazzi, così, una cosa semplice, si fa anche questa, vedremo come andrà, spero tutto bene, spero di tornare viva, tutto sotto controllo, anche perché lì poi al 27 allo stadio in realtà ci sono altre persone che conosco, con cui se riesco e faccio in tempo anche lì, magari riesco anche a ritrovarmi, così non sto proprio sola. E poi vediamo, ecco, l'unica cosa che mi preoccupa è il andare a questo concerto dopo 17 ore di volo, che è letteralmente una ammazzata, però lo faccio perché per amore e per affetto, questo ed altro. Però capite bene che è un po' tutto l'incastro, cioè se mi salta qualsiasi cosa io devo fare come la famosa canzone Run, così. Quindi sarà un'avventura, cioè Los Angeles è la città delle corse, perché l'altra volta che sono andata sono stata 4 giorni, stavolta appena atterro devo fare subito sta cosa, che insomma è un concerto, ragazzi, è provante, però lo farò proprio con la gioia del cuore, degli occhi, di tutto. Il problema, altro problema, sarà poi avere la connessione a internet, perché io volevo atterrare il 27, fare tutto con calma, arrivare alla casa, ok, organizzarci, e poi il 28 andare e cercare la sim. In questo caso invece dovrò provare a scaricarmi qualche sorta di promozione con il mio operatore e sperare di non finire internet, anche perché sennò Uber con quale internet lo chiamo, soprattutto per il ritorno che mi preoccupa. Pensate, 70.000 persone che cercano di prenotare un Uber. Se io torno a casa per le 3 di mattina sarò fortunata. Mi ricordate quando sono stata al concerto dei One Direction al MetLife Stadium? Ecco, al ritorno voi non potete capire il disagio. Il disagio perché avevamo prenotato una sorta di navetta, c'era troppa gente, non riuscivo mai a portare tutti. Aveva fatto avanti e indietro già 8.000 volte. Noi siamo stati là le ore, cioè io mi immagino il caos generale. Però sarà pure una prova generale per il giorno dopo, che io poi ho l'altro concerto, però almeno vado insieme alle mie amiche, quindi ho una spalla, ho qualcuno. Sarà un'esperienza, ragazzi, veramente mi sto vivendo il tutto proprio nella maniera più libera possibile, perché io un tempo non avrei mai fatto queste cose. Quindi, allora, da una parte ringraziate lui,
che ci fa fare questa esperienza, lui e gli altri ovviamente, perché non sia mai, ragazzi, oddio, lui e tutti gli altri. Però insomma, questo per raccontarvi in breve. Quindi detto ciò, io finisco di fare la mia colazione e quindi noi ci sentiamo più tardi, perché appunto al cinema ci devo andare esattamente tra 5 ore, quindi ho 5 ore, posso fare un sacco di cose. In realtà credo mi laverò i capelli, forse, oppure ho dei video da editare, quindi insomma qualcosa si deve fare. Intanto su RaiPlay mi recupero la seconda puntata del collegio. Quest'anno, ragazzi, è di un trash che voi non avete idea. Sono delle ore che sto letteralmente impazzendo per cercare di chiamare. Tra l'altro, guardate il mio mignolo, cioè che fine ha fatto, che brutta fine. Proprio adesso mi dovevi lasciare, vabbè. Comunque, sto cercando di chiamare quelli del centro serologico, vaccino, eccetera, per prenotare il tampone prima di partire. No. Mi sono adoperata per cercare un posto, perché ovviamente non tutti lo fanno, che fanno il CPR, ma che lo possono stampare effettivamente in inglese, perché ovviamente lo vogliono stampato in inglese. E non mi rispondono, cioè non riesco a prenotare. Uno dice mancano 20 giorni, però insomma meglio prenotare prima che poi arrivare all'ultimo, no, sconclusionati e dire ok, and now? Cioè tipo... Tra l'altro si sono fatte le due... Tra un po' devo uscire. In realtà, sapete, da quando mi sono operata gli occhi, quindi riesco anche a truccarmi, perché ormai, insomma, io avevo detto sicuramente dovrà passare un mese. In realtà, alla fine dovevano passare semplicemente 5-6 giorni. E io, insomma, ho aspettato anche un po' di più. In realtà, adesso sono passate due settimane. Oggi che giorno è? Mercoledì, quindi sì, due settimane e un giorno esattamente. Va tutto bene. Come vedete, la macchiolina, quella che avevo nell'occhio, un po' si sta togliendo, però c'è ancora un pelino, ma tutto il resto va bene. Continuo a mettere solo le gocce, quelle idratanti quando mi serve, e il gel per la notte. Nessun problema. Ci vedo meglio da lontano che da vicino. Questa cosa ancora persiste. Ogni tanto quando guardo una cosa tanto da vicino, una certa mi si incrociano tipo gli occhi. Però è normale. Penso mi staranno odiando quelli del centralino della clinica, perché li chiamo tipo, non dico ogni giorno, ma ogni tanto gli chiedo qualcosa. Penso ormai si saranno salvati il mio numero, tipo non rispondere. Però raga, insomma, sempre meglio essere, no, un po' accorti. Però per il resto tutto bene. Questi giorni che è un po' più nuvoloso, ovviamente va meglio, perché riesco anche a uscire senza occhiali da sole. Se no stavo sempre con gli occhiali quando ci sono le luci molto molto forti, soprattutto la luce sempre del sole, più che tipo, che ne so, le luci LED oppure i fari delle macchine o i lampioni per strada, ecco, quelle non tanto. Però la luce proprio del sole diretta è fastidiosissima, cioè è fastidiosissima per chiunque, pensate, per chi ha fatto questo tipo di operazione soprattutto da poco. E spero proseguirà ancora meglio, quindi io sono molto felice. Oggi è il mio primo cinema senza occhiali, quindi sì. E quindi insomma volevo darmi una sistemata, una truccatina. Mi sono finita di truccare, nerd sì, però almeno insomma make it glam. Questo è il mio look, dopo dovrò anche andare a fare la spesina con il daddy, quindi questo. Tra l'altro sì, devo uscire, ovviamente sta diluviando peggio di prima. Cioè, ma della serie proprio che sta tanto... tanto diluviando. Un tempo io dicevo che amavo la pioggia, non so come facevo, vabbè, forse perché stavo a casa. Detto ciò, mi è arrivato anche un pacchettino di ASOS, ho preso un po' di cose, sempre ovviamente in vista del concerto. Non riesco ad appoggiarvi qui. Ovviamente vi farò il video haul, vi farò vedere tutto quello che c'è dentro. Ho cercato, diciamo, di spaziare e uscire un po' dalla mia comfort zone, perché non so se siete mai stati in America, ma lì sono letteralmente... Aspettate che mi vedo un po' lucida. Open-minded, e cioè ti puoi veramente vestire come vuoi, senza pregiudizi o cose. Quindi sì, ho cercato di spaziare un po', cioè sempre rimango sul nero, ragazzi, perché non me la sento proprio di usare altri colori, no. Voglio aprire il pacchetto, magari vi faccio vedere giusto una o due cose. Ci stanno, guardate questi e ditemi se non sono troppo in stile Obi Dynamite. Cioè, ci stanno, ragazzi. Sono molto carini. A parte l'unico problema è che si vede tutto arancione. Questi sono fighissimi. Poi con scritto South Beach. Guardate. No. Vabbè. No, vabbè. No, vabbè. Dai, ma che figata pazzeschi sono. Che figata pazzeschi. Ci stanno. In realtà...
aspettate, perché questo è l'ordine di Atos, ma io ho fatto un ordine anche da Shein, perché lì ci sono, diciamo, cose un pochino più succulente. Cioè, se avete mai fatto un giro su Shein, lo sapete che quel sito ci sono un po' di outfit carinelli, insomma, magari che costano anche di meno, perché su Atos sì, però a volte sparano cifre un po' altine per delle cose che magari riesci a trovare anche, no, da altre parti. Vi faccio vedere il today's outfit: collanine, sotto ho messo una maglia, dentro i pantaloni della tuta. Questa qui è una felpa di quelle tagliate così corte. Poi appunto pantaloni della tuta. E le Dr. Martens, almeno se mi si bagnano i piedi non succede nulla. Allora, arrivata al cinema, capelli svolazzanti, non ho potuto neanche slegarli perché sono troppo sporchi. Io non so perché da quando porto le extension mi si sporcano prima i capelli. Cioè è il peso delle extension che li fa sporcare, non capisco. Cioè prima mi duravano un botto, vabbè, non lo so. Comunque, guardate che carina la mia mascherina viola, ovviamente. Ho preso queste sempre in funzione dell'aereo prossimamente, perché si respira meglio. Detto ciò, per fortuna ora non piove, ma tanto tempo che uscirà sicuramente poi pioverà. Infatti ho portato l'ombrello e tutto, quindi ora il film inizia a 40, sono e 33, quindi direi che sono in super tempo. Fatemi preparare il Green Pass e poi entriamo, vediamo questo film. Ho molte aspettative, molte molte molte. Di chi si prende cura di te e delle nostre città. Allora, eccomi qua, perdonatemi ma appena sono tornata a casa poi sono corsa perché c'era un traffico tremendo. Ovviamente non avevo valutato il fatto che andando alle 4, perché poi alla fine il film è iniziato a quell'ora, ci fosse poi traffico per tornare. Il film, ragazzi, mi è piaciuto un casino. Cioè veramente non mi piaceva così tanto un film al cinema da un po', lo sapete che io mi lamento sempre. Chi mi segue su Instagram lo sa. Quindi mi è piaciuto veramente tanto tanto tanto. Mi sono piaciuti gli attori, soprattutto essendo un film di 2 ore abbondanti, riesce, no, a spiegarti bene tutta la storia, anche se ovviamente alcuni punti io li ho capiti e non capiti, perché io non leggo i fumetti, quindi non so bene questa storia degli Eterni. Mi documento tramite fonti che ne sanno più di me, seguo tantissimi ragazzi che fanno questo genere di video su YouTube, cioè mi appassiona proprio sentirli raccontare, e, insomma, loro che sanno più cose, quindi più o meno l'infarinatura generale l'avevo. Però ecco, mi è piaciuto molto che abbiano fatto vedere singolarmente ogni singolo Eterno, anche se vabbè, chi più chi meno, ovviamente ci sono quelli principali e quelli un po' più esterni. Mi sono innamorata dell'attore che fa, controlla la mente, non mi ricordo i nomi, cioè, hanno mille nomi, mi ricordo solo Maccari, che è quella che corre veloce, veloce, veloce. Poi mi ricordo Cersei, perché c'ha il nome tipo quella di Il Trono di Spade. Druig, non lo so perché, ragazzi, io lo trovo affascinante l'attore, che si chiama Barry Keoghan. Cioè, ha proprio i tratti di un irlandese, è proprio chiaro, con gli occhi chiari. Bassino, però mi è piaciuto, bravi, bravi. Spoiler, punto spoiler, ma Harry Styles alla fine? Io lo sapevo che sarebbe entrato nel mondo dell'MCU, per carità, ma cioè letteralmente farmi una scena post credit dove me lo fai vedere così? Ciao, sono il fratello di Thanos. Così a merda. Così. Non ero pronta, però facciamo che ok. Ci sono 2 scene post credit, questa è la prima. E nella seconda invece si vede Kit Harington, che non mi ricordo come si chiama il suo personaggio nel film. Jon Snow. Ormai tanto tutti lo conoscono, Jon Snow. Quelli vicino a me continuano a dire Jon Snow, Jon Snow. Da quello che ho capito, lui dovrebbe essere un personaggio che nei fumetti c'è, cioè esiste, e dovrebbe essere tipo una sorta di cavaliere di qualcosa. Infatti quando hanno parlato del sigillo, dell'anello, eccetera, ho collegato, e poi nella scena post credit si vede lui appunto che apre questo scrigno con la spada. Sempre ovviamente tutto spoiler, ragazzi, non so se no come dirvi le cose. Si chiama Dane Whitman, dovrebbe essere il Black Knight, infatti, quindi il cavaliere nero. Stava per dirci qualcosa quando alla fine non ha detto più niente. Quindi c'era scritto gli Eterni torneranno. Non so in che tipo di situazione li vedremo in futuro, non l'ho capito. Però ok, lo vedremo. Tipo, penso una cosa del genere. Black Knight. Quindi mi è piaciuto, ragazzi, mi è piaciuto molto.
E anche i poteri sono fighissimi, sono fatti troppo bene. Sempre spoiler, ovviamente. Il fatto che uno di loro, degli Eterni, diventasse cattivo, c'entrasse qualcosa con le uccisioni, eccetera, eccetera, l'avevo capito. Infatti ero prontissima a dire che fosse in realtà quello lì che controllava la mente. Druid, come l'ho chiamato prima, non mi ricordo. E invece non mi aspettavo che fosse Icaris. Cioè, sono rimasta, ok, torna tutto, effettivamente torna. E poi mi è piaciuto un sacco che alla fine sia appunto andato, come no, il famoso Icaro, troppo vicino al sole e si sia bruciato, scottato, in questo caso suicidato praticamente. Quindi ti sta bene Icaro, Icaris. Come ti chiami? Non lo so, vabbè. Qui mi arrivano messaggi. Quindi questo è, ragazzi, mi è piaciuto veramente tanto, tanto, tanto. Ripeto, sono rimasta così per la scena post-credit. Cioè, ultimamente mi piacciono più le post-credit che i film. Però in questo caso anche il film. Madonna, che illuminance! Ha detto ciò, comunque, si sono fatte le 9 quasi. Io in realtà al cinema mi sono presa popcorn. Quindi era un film che attendevo, dovevo, no? Vivere la full experience, full immersion. Stasera penso mi farò qualche verdurina, cenerò così e basta. In più non funziona nei direct. Ho incontrato una ragazza che mi segue al cinema, che era proprio ai posti davanti a me. Quindi ti saluto, Nicoletta, perché in realtà noi abbiamo parlato già diverse volte in direct. E lei mi dice spesso appunto che va nello stesso cinema dove vado io. Stavolta che ci siamo incontrate io non l'ho sentita, cioè perché c'erano i titoli di coda. Ho sentito 2 o 3 parole, ho ricollegato, io ho detto ciao, però non avevo collegato che fosse lei tra mascherina, cose, no, sapete. E poi mi ha scritto in direct, ma adesso non, oggi non funzionano i direct, quindi non mi esce il suo messaggio, non le posso rispondere. Comunque fatto sta che sono veramente, vabbè, assurda. Comunque, mi dispiace anche struccarmi questo make-up. Questo è il make-up che io sto facendo ultimamente tutto così alla rapida, anche perché non metto il fondotinta, tanto con la mascherina non avrebbe senso. Tra l'altro guardate il colore dei miei occhi, come matcha con il colore dei capelli. È assurdo. Detto ciò, quindi vado a mettere a posto la spesa, faccio le mie verdure e niente, oggi ci siamo fatti una bella chiacchierata. Questa è la mia amica Alessia. Ciao Alessia, se stai vedendo questo video mi stai scrivendo interrottamente su WhatsApp, quindi vado a risponderle. Attività di stasera: ho fatto dei pacchetti per Vinted, ho provato le cose di ASOS. Pensavo fosse andata peggio e in realtà ci sono delle cosette interessanti, alcune addirittura larghe. Frase mistica da me. Comunque mi sono appena tolta le ciglia finte perché ovviamente mi devo ancora andare a struccare. Sta piovendo come non so cosa, però mi sono fatta la doccia. Domani mattina mi sono appena ricordata che devo andare dal dentista, quindi mi devo anche svegliare presto perché mi deve dare le nuove mascherine dell'Invisalign. E poi ovviamente mi metterò ad editare questo video. Detto ciò, spero comunque il vlog di oggi vi sia stato utile in qualche modo, vi abbia fatto compagnia. Questa ripresa dal basso non mi piace, ma c'ho la lucetta della abat-jour e sto cercando di captare quella. Detto ciò, ragazzi, noi ci sentiamo il più presto possibile. Vi mando un bacio grande e buona giornata, buon divertimento. Vi lascio alle vostre cose.